dei partiti, anche se fanno parte dei partiti. Cioè oggi la tavola più grossa è quella lì, che manca questa cornice, perché se oggi ci fosse stata questa cornice non sarebbe a questo punto. Mancando quella cornice diventa una guerra fra bande, diventa una religiosità singola dove prevale l'interesse del singolo e viene messo da parte l'interesse pubblico. È questo che poi mi ha portato a fare questa scelta. Sindaco, c'era bisogno di arrivare a oggi, a 2 anni e mezzo dal mandato, per capire che la situazione era questa? Ma questa situazione, allora, innanzitutto partiamo dal presupposto. Chi è che fa politica e fa il sindaco sa che la conflittualità inizia il giorno che presentano le liste e finisce l'ultimo giorno del mandato. È insita nel ruolo del sindaco. Tutti quanti dobbiamo abituarci a questa situazione, anche perché se uno sceglie di fare il sindaco, bisogna anche assumere l'onere e la responsabilità di fare da cassa di compensazione di queste pensioni. In questo momento poi sono intervenuti dei fattori che hanno portato a questa situazione, anche perché bisogna dirlo a chiare note, che mi auguro che venga ben ribadito da voi, in questi 3 anni e mezzo, soprattutto i primi 3 anni, noi abbiamo prodotto tantissimo, abbiamo prodotto veramente tanto, perché abbiamo preso in mano delle opere. Faccio un esempio, il ponte del Pantanaccio, che era fermo da 40 anni, quindi dove l'interesse singolo, la frizione, la religiosità era completamente marginale. Io non l'ho mai sentita questa situazione. È esplosa per 3 ordini di motivi. Il primo, quello della polverizzazione della cornice del centrodestra, perché non ci scordiamo come nasce questa amministrazione. Questa amministrazione nasce con il blocco del PDL, dove veniamo eletti tutti quanti con il blocco del PDL, a un certo punto diventiamo partiti e partitini. E quindi manca questa visione insieme. A questo aggiungiamoci la situazione che invece è successa in questi ultimi mesi, che mi hanno portato piano piano ad scegliere, perché fino a ieri sinceramente era tutto quanto nella norma la situazione. Qual è? È la situazione legata al bilancio, è la situazione legata al patto per le provinciali, quindi quella di scegliere di andare avanti con un quadro chiaro del centrodestra, è quello che è successo alle provinciali, e quindi automaticamente il singolo, mancando tutte queste situazioni, verificando tutti questi episodi, a quel punto è diventato il controllato.